Alla scuola primaria Gentile si stacca parte dell'intonaco, tanta paura ma nessun danno a cose e persone. Automobilista 92enne, svolta a sinistra e si schianta contro un furgone. Tra i feriti trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Croce. Piazza Marcolini sarà il primo cantiere che verrà inaugurato a Fano nel 2024. L'intervento dovrebbe concludersi entro febbraio. Anche il centro storico di Fano registra uno spopolamento demografico, la chiusura di piccoli negozi e botteghe, ma dai risultati dello studio CNA non mancano segnali positivi. Per l'assessore Lucarelli è una fotografia che potrà servire a progettare il futuro e il rilancio della città. Tanti turisti alla scoperta di Pesaro, capitale della cultura, non mancano le richieste, secondo il presidente di APA Hotel, Paolo Costantini. Sarà un anno positivo. Proseguono le nostre anteprime dedicate ai carri allegorici del Carnevale di Fano. L'opera di questa sera è quella realizzata da Valeria Guerra. Oltre 10.000 le presenze segnalate al presepe di San Marco, che continuerà la sua apertura fino a Pasqua. Alma Juventus Fano, il presidente Russo rassegna le dimissioni. Stasera a Sportissimo il calcio, il volley e la Fortitudo Sant'Orso. Tra gli ospiti di Andrea Maduzzi anche Davide Falcioni, ex portiere della Juventus. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. La cronaca in apertura, come avete sentito dal sommario, oggi alla scuola primaria Gentile a Fano si è verificato il distacco di una porzione della superficie di 40x40 centimetri di intonaco fonoassorbente all'interno di un'aula del primo piano. Il distacco ha provocato molta paura, ma nessun danno a persone e cose. Il comune ha fatto sapere che si è immediatamente provveduto ad eseguire un sopralluogo congiunto insieme alla dirigenza scolastica. L'episodio si è verificato in una zona dove era stata eseguita una precedente riparazione e, da una prima ipotesi, il fatto è da imputarsi ad una presenza occulta di umidità che nel mese di agosto non era evidente. In via cautelativa si è disposta l'interdizione temporanea del corridoio e delle quattro aule del primo piano per procedere nelle prossime ore ad una verifica dell'intonaco. Nel frattempo gli alunni delle tre classi presenti negli spazi interessati dal controllo saranno ospitati in altre aule disponibili all'interno della struttura scolastica. Inoltre si sta già programmando un intervento volto a garantire con una controsoffittatura la totale sicurezza oltre che il decoro delle aule potenzialmente interessate. Al sopralluogo e alla prima verifica hanno partecipato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, il personale dell'ufficio tecnico e della ditta incaricata, nonché la dirigente dell'Istituto Comprensivo Gandiglio, Melania Martellacci. Investe un pedone colpendolo alle spalle, ma l'uomo si rialza e rifiuta le cure del pronto soccorso. È successo oggi pomeriggio, poco prima delle 16, nel parcheggio del cimitero centrale di Fano, tra Via della Giustizia e Via Tommasoni. Alla guida dell'auto c'era una fanese di 80 anni rimasta illesa. Secondo i rilievi della polizia locale, la donna, entrata all'interno del parcheggio, non si è accorta della presenza del pedone, una 52enne di Colli al Metauro che stava percorrendo la strada nella medesima direzione. L'uomo, dopo l'urto, si è subito rialzato e ha allertato il 112. Un incidente tra un'auto e un furgone è avvenuto oggi alle 12.10 lungo la strada nazionale Flaminia a Fano, all'altezza dell'incrocio con via Albert Einstein. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia locale, una Seat condotta da una fanese di 91 anni con a bordo la moglie stava percorrendo via Einstein e, una volta arrivato all'incrocio in corrispondenza della Flaminia, nello svoltare a sinistra, si è scontrato con l'autocarro guidato da un 46enne. A causa dell'urto, il furgone si è ribaltato su un fianco e tutte e tre le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Croce. Sul posto, oltre alla 118 e alla polizia locale, anche i vigili del fuoco e il carro attrezzi. Inevitabili disagi al traffico, infatti, per permettere le operazioni di soccorso è stata temporaneamente modificata la viabilità con deviazioni obbligatorie in entrambi i sensi di marcia. In giornata, diversi nostri telespettatori hanno ribadito la necessità di realizzare una rotatoria in quel punto, troppo spesso teatro di incidenti.
Per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, la Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta vento gialla. Nella seconda parte della giornata, si legge dal bollettino, è previsto un rinforzo della ventilazione da sud-ovest con raffiche che nelle zone di allerta 1, 3, 5 potranno raggiungere l'intensità di burrasca o localmente di tempesta. E ora cambiamo argomento. Slitta a febbraio la fine dei lavori di Piazza Marcolini in centro a Fano. Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore. Sentiamo. Piazza Marcolini sarà il primo cantiere ad essere restituito nel 2024 alla città di Fano. Lo afferma l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, che commenta l'andamento delle operazioni di riqualificazione iniziate nel mese di giugno dello scorso anno in uno dei luoghi trascurati del centro storico. La ditta ha terminato i lavori nelle due vie laterali, continua l'assessore, ovvero via Apolloni e via De Borgogelli. Ora la squadra è all'opera sulla parte centrale del cantiere, dove nel giro di alcuni giorni sarà terminata la pavimentazione. Si procederà a terminare il lavoro sulla fontana, laddove la predisposizione sia luminosa che idraulica è stata fatta. Naturalmente sarà collegata tutto un allaccio alla stele, che dovrà essere montata in un tempo successivo, e montato una guaina nella parte del sottofondo e tutta una cordolatura, diciamo, nella parte alta della fontana, dove sotto verrà applicata della luce proprio per dare questo effetto sospeso della fontana. Successivamente alla posa della pavimentazione, quindi al completamento della posa, verrà portata tutta la terra all'interno delle aiuole che si sono create e verranno rimverdite con un trifoglio e delle margherite. Inoltre, ha aggiunto Bruno, gli arredi sono pronti per l'installazione, così come l'illuminazione a terra che farà splendere l'intera piazza. Il costo dell'operazione, di 600.000 euro, vedrà l'installazione, in un secondo momento, della fontana che fino ad alcuni anni fa si trovava nei giardini di Piazza Amiani. Un leggero ritardo lo abbiamo sull'illuminazione che appunto appartiene a Palazzo Marcolini, che è un'illuminazione radente con dei LED particolari che solo a fine dicembre la ditta produttrice ci ha comunicato che non sarebbero arrivati, quindi in corsa abbiamo dovuto provvedere ad un ordine di un apparecchio che avesse le stesse caratteristiche, proprio perché ricordiamo quello è un bene monumentale, c'è un parere della soprintendenza. Mi sento di dire che insomma entro febbraio dovrebbe avvenire la riconsegna. Ogni mese purtroppo mi trovo ad allungare un po' i tempi, ma non per una questione di lavori che si rallentano, ma per imprevisti che, come in tutti i lavori, succedono. È impressionante con quanta tranquillità a Fano si commettono furti senza essere intercettati. Lo ha dichiarato Stefano Polleggioni dell'UDC Comparto e Sicurezza, che oggi ha ribadito la necessità di installare più telecamere in centro storico. I fatti accaduti recentemente lo testimoniano, ha detto, come il furto di orologi di valore esposti per una raccolta fondi o il colpo messo a segno all'interno di un'attività commerciale aperta con sacrificio da un giovane. Poco tempo fa, ha aggiunto Polleggioni, un altro fatto accaduto davanti alla Fontana della Fortuna, non è stato possibile individuare gli autori perché non esistono apparecchi di videosorveglianza. Il delegato UDC inoltre ha ricordato la sua proposta di mappatura delle telecamere con possibilità di una convenzione per il privato per acquistare impianti di videosorveglianza utili anche all'esterno pubblico. Ricordo, ha proseguito Polleggioni, che qualche consigliere comunale della sinistra si oppose dicendo che l'occhio del Grande Fratello lede la libertà e la privacy. Oggi, ha concluso, abbiamo una città che non è più tranquilla ed è oggetto di presenze non gradite che tolgono serenità ai cittadini. Forza Italia invece ha evidenziato lo stato in cui versa la strada comunale San Cesareo a Fano. La situazione, si legge in una nota di Enzo Di Tommaso, è stata più volte segnalata dai residenti, ma senza risposta. Alcuni di loro, a causa delle buche e degli avvallamenti, hanno subito danni alle auto e sono stati perfino rimborsati dall'assicurazione che il comune ha stipulato a tale scopo. Nel primo tratto, ha aggiunto, sono stati fatti dei lavori ai sottoservizi, ma il
ripristino è avvenuto solo nella larghezza dello scavo e non come previsto per la larghezza della carreggiata. Chiedo al sindaco, ha concluso Di Tommaso, di intervenire con urgenza non solo per far chiudere le buche ma anche per prevedere l'asfaltatura del tratto in questione non appena la stagione lo permetterà. Qualora non si intervenga, inoltreremo una segnalazione alle autorità competenti. Cambiamo argomento. Ieri sono stati resi noti i dati di uno studio della CNA sul centro storico di Fano che, come altri, sta subendo un calo di botteghe e piccoli esercizi. Nonostante il trend negativo, la tenuta dell'export e gli aumenti del personale fanno ben sperare per il futuro. Ce ne parla Simona Zonghetti. Proprio per questo motivo, viste le problematiche riguardanti i centri storici, riguardanti sopra... Spopolamento demografico e chiusura di botteghe artigiane ed esercizi del piccolo commercio, un fenomeno che da anni coinvolge numerosi centri storici sempre più assediati da catene commerciali, negozi in franchising e bazar etnici. E anche a Fano, come in molte altre città, si registra da anni una lenta ma inesorabile perdita di identità e una trasformazione delle peculiarità caratteristiche del centro. Di questa problematica se ne è discusso lunedì pomeriggio nella Sala della Concordia della Residenza Municipale, durante il convegno intitolato Artigiani al Centro, organizzato dalla CNA di Pesaro Urbino in collaborazione con l'assessorato alle attività economiche e turismo del Comune di Fano. Un bellissimo convegno che arriva a seguito di una serie di analisi che abbiamo voluto fare. Abbiamo presentato qualche mese fa uno studio socio-economico importante per il commercio cittadino. Oggi sposiamo queste idee di CNA di presentare dei dati sull'artigianato che sappiamo che a livello nazionale sono negativi, ma sappiamo anche che bisogna mantenere prodotti tipici, attività storiche, identità di una città per portarla verso il futuro. Ecco, questa giornata di oggi ci aiuta a capire lo stato dell'arte della città di Fano per poi mettere in campo queste azioni. Durante l'incontro è stata infatti fornita una fotografia del centro storico e delle dinamiche demografiche ed economiche degli ultimi anni. Inoltre sono stati resi noti i dati di uno studio condotto dal Centro Studi Sistema della CNA delle Marche, dati sui quali, come ha riferito il segretario regionale dell'associazione Moreno Bordoni, nel 2023 hanno influito le guerre, l'irreperibilità e i rincari delle materie prime, il caro energia e il caro carburanti, ma anche l'inflazione record che ha portato la BCE all'innalzamento dei tassi di interesse e di conseguenza all'aumento dei mutui. Anche chi aveva in cuore magari di investire in questo momento temporeggiato ha mandato un po' in loop l'economia, ovviamente, tutta questa serie di ingredienti che hanno creato una tempesta perfetta. Quindi non ci potevamo aspettare nient'altro, ma ci sono anche elementi che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto tre situazioni. La prima è che dalla scrematura di questi anni difficili le attività che sono rimaste sono attività robuste, capaci di investire e di mantenere anche i dipendenti. Il secondo, l'aumento degli addetti, perché la micro, piccola e media impresa ha continuato ad investire sugli addetti e ha aumentato il numero dei dipendenti. E la terza cosa è comunque la tenuta dell'export. Questo vuol dire che per il futuro, se uno degli elementi che abbiamo detto prima migliorerà, insomma saremo ancora protagonisti. Se volessimo lanciare un messaggio agli artigiani e ai piccoli imprenditori, che cosa potremmo dire? Allora, potremmo dire che sicuramente Fano, come tutte le città, è una città in cui è difficile fare impresa, ma per mille milioni di motivi, però è anche una città vivace, è una città in cui c'è un'attenzione comunque all'imprenditoria, alla piccola imprenditoria, a quella culturale. Abbiamo una storia comunque di artigianato artistico molto forte e quindi dobbiamo probabilmente cercare di riscoprire in questi anni in cui recuperiamo dalla crisi, dal Covid, da mille cose, proprio questi aspetti. La nostra città da questo punto di vista può essere fertile e quindi scommettiamoci in questa imprenditoria. Un 2024 importante per il turismo a Pesaro grazie alla capitale italiana della cultura. Le previsioni, secondo il presidente di APA Hotel Paolo Costantini, sono incoraggianti. Sentiamo. C'è fiducia per il turismo nell'anno della capitale della cultura, diverse le richieste per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Pesaro. Il presidente dell'associazione pesarese albergatori, Paolo Costantini, è convinto che quello appena iniziato sarà un anno positivo per quanto riguarda il turismo. Segnali incoraggianti sono arrivati durante le festività natalizie, con importanti interessamenti nei confronti della città di Pesaro. Riscontriamo che già dalle settimane scorse, durante le festività natalizie, ci sono state comunque degli importanti interessamenti verso la nostra città.
e quindi ci attendiamo un buon riscontro. Siamo ottimisti da questo punto di vista, le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i turisti e chi vorrà vedere la nostra città, quindi siamo preparati e pronti a partire in attesa del 20 di gennaio. Sabato è una festa ed è una grande apertura. Come ho letto già sui giornali, come è stato presentato ieri, l'affluenza è molto elevata e ci attendiamo che ci sia un ottimo riscontro. Richieste che arrivano tramite canali web e classici, persone ma soprattutto gruppi organizzati che vogliono conoscere la città. Non preoccupa invece l'allarme lanciato nei giorni scorsi quando si è parlato di pochi posti letto per grandi eventi e strutture ricettive non disposte a restare aperte in bassa stagione. La nostra ricettività in questi anni sta comunque cambiando, sta migliorando e si sta qualificando e riqualificando. È una naturale alternanza tra estate e inverno, l'abbiamo, perché ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che siamo una località balneare con l'80% di attività nel d'estate e quindi di ricezione nell'attività estiva. Ovviamente la riflessione sul 2024 sarà proprio quella tra gli albergatori, tra gli addetti ai lavori, di capire come affrontare la famosa destagionalizzazione, sperando che questo sia la parte iniziale poi di approfondimento e di ragionamento su come affrontare i prossimi anni. Un 2024 importante per la città di Pesaro, ma che anno sarà per il turismo e quindi anche per gli albergatori? Ma allora, auspichiamo che diciamo già dalla Pasqua, quindi quest'anno la Pasqua è il 31 di marzo, si possa iniziare ad avere dei flussi interessanti di turisti. Siamo come sempre un po' carenti sul mese di maggio, anche se notiamo una maggiore vivacità. Quello che si sta invece presentando è sul mese di settembre-ottobre, saranno dei mesi molto interessanti da tenere monitorati proprio per il discorso della destagionalizzazione. Sarà quindi un anno da monitorare mese per mese. 28 gennaio, 4 e 11 febbraio sono le date delle prossime sfilate del Carnevale di Fano. Questa sera andiamo a scoprire un nuovo carro allegorico creato da Valeria Guerra e intitolato Jack in the Box, ovvero Pupazzo a molla. Scopriamo e vediamo di più nel servizio di Filippo Pucci. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2024 del Carnevale di Fano. La prossima opera che andremo a vedere è quella realizzata da Valeria Guerra insieme all'associazione Gomma Piuma per Caso. Valeria Guerra, parliamo del suo carro di seconda categoria. Come si intitola e cosa troviamo sopra quest'opera? Allora, il titolo è Jack in the Box, oppure ovvero Pupazzo Molla. E ho pensato a una cosa che accomuna tutte queste maschere, che più o meno sono del XVI secolo, quasi tutte, ed è appunto l'invenzione nel XVI secolo di Pupazzi a molla, che erano delle scatole da cui fuoriusciva dei pupazzi che sorprendevano i bambini. E in questo caso noi vorremmo rappresentare comunque i carnevali d'Italia e portare in viaggio tramite un baule comunque antico, sempre del XVI secolo, tutte queste maschere per far divertire i bambini ancora una volta. Tante maschere sopra questo carro, quali personaggi troviamo ad esempio? Allora, innanzitutto abbiamo la nostra maschera principale del Carnevale di Fano, il Boulon, e poi troverete tante altre maschere che rappresentano diversi carnevali antichi d'Italia. Allora, invito tutte le persone a partecipare al Carnevale di Fano per poter vedere questo carro e tanti altri carri il 28 gennaio, 4 e 11 di febbraio. Vi aspettiamo tutti numerosi. Resterà aperto ogni domenica dalle 16 alle 19 fino a Pasqua il presepe di San Marco, per il quale Don Marco Polverari continua a ricevere prenotazioni da gruppi provenienti da fuori provincia e fuori regione. Si tratta di un'opera che al fine didattico-religioso rappresenta anche una rilevante attrazione turistica. Sentiamo.
una delle maggiori attrazioni del Natale a Fano, ma oserei dire in tutte le Marche, senz'altro il presepe di San Marco. Don Marco Polverali, quali sono state le risultanze del periodo natalizio? Certamente abbiamo ripreso come i vecchi tempi, quelli prima del Covid, anche abbiamo superato con i numeri, con le visite, se vogliamo dare qualche numero, però tenendo conto che sono sempre numeri correlativi, perché è vero che noi ogni sera segniamo alla fine della giornata il contapersone con le persone che sono entrate. Però il sistema non è proprio adeguato, perché sono due sensori. Uno deve attraversare il primo, poi deve sorpassare il secondo. Quando questo non avviene, segna una sola persona. E voi capite che quando c'è la fila, le persone sono molto di più. Comunque abbiamo fatto da Natale all'Epifania 8.221 persone segnate. Reali, certamente abbiamo superato le 10.000 in maniera abbondante. E anche 1.000 persone nel periodo che è andato, quando sono iniziati con le varie manifestazioni Natale più, da Monbaroccio, eccetera, noi abbiamo avuto 1.000 presenze. Interessante anche vedere il registro mostra in maniera chiara i luoghi di provenienza e ancor di più i commenti che sono stati fatti nella visita di questo presepe. Quali sono i luoghi di provenienza, Don Marco? È interessante per questo sfogliare il registro, dove appunto leggo Cesena, Fiesole, Cervia, Padova, Bologna, Napoli. Ho messo tre perché l'8 dicembre sono state tre pullman da Napoli, poi ancora Mestre, Calderola e nei singoli giorni poi leggiamo appunto anche località vicine tipo Ancona, Senigallia. C'è anche qualche commento curioso Sì, ho segnato qualcosina, posso dirvi. Complimenti per il lavoro, per il realismo, non avevo mai visto nulla di simile, è una cosa meravigliosa, io mi intendo, sono di Napoli da Firenze, Milano. Ogni volta che vengo scopro qualcosa di nuovo. E Don Marco, il prossimo anno avremo nuovi diorami, nuove realizzazioni, il presepe si ingrandisce sempre più? Sì, le stiamo già progettando insieme al carissimo Maurizio che è qui con me. Stiamo già progettando almeno un paio di scene nuove, quindi anche commissionando i movimenti che vengono fatti in maniera particolare appunto per questo presepe. Ecco, una delle scene più importanti che ha destato la meraviglia del pubblico che ha visitato il presepe di San Marco è stata la piazza di San Pietro, gremita veramente da 2.000 personaggi realizzati da Maurizio Romagnoli. Ebbene, che cosa si prospetta per il Natale del 2024? E sicuramente viene fatto qualcosa nuovo, verrà arricchita ancora la zona della natività, però una sorpresa quella. Ha fatto un angolo molto molto bello, diciamo. E in più anche sicuramente nell'ingresso, dove ci sono tutte le piante e gli animali, la Bibbia, verrà arricchito anche quello. Passiamo allo sport. Il presidente dell'Alma Juventus Fano, Mario Alessandro Russo, ha rassegnato le proprie dimissioni. La comunicazione è avvenuta questa mattina sulle pagine social della società. Una decisione avvenuta dopo le proteste sul costo del biglietto previsto per la partita di domenica contro il Fossombrone. E ovviamente questo sarà uno dei temi che Andrea Amaduzzi tratterà nella puntata di stasera di Sportissimo. Sentiamo le anticipazioni. Il momento dell'Alma Juventus Fano, scandito dalle dimissioni presentate oggi dal presidente Mario Russo, che resta però proprietario del club Granata, è in apertura dell'edizione di stasera di Sportissimo. Dell'Alma e della sua affascinante parabola sportiva parleremo con Davide Ciccio Falcioni. Nostro ospite anche Gian Piero Patrignani per celebrare i 40 anni dell'Alma Juventus Fano di calcio a 5, e 40 anni li ha compiuti in queste settimane anche il Fortitudo Sant'Orso. Accoglieremo il vicepresidente Marco Pagnetti e il responsabile dell'attività giovanile Matteo Moschella. Spazio anche alla pallavolo con la Smart System, che conferma la propria fama di imbattibile in casa, superando al tie-break Bari dopo essersi guadagnata la Final Four di Coppa Italia. Termina qui il nostro telegiornale, dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la nuova puntata di Sportissimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su Fano TV.